Questa che fa una dinamica per vedere come veramente la coppia può creare un'unità che poi diventa unità tra i due e con questo Signore. Che cosa fa il matrimonio, le nozze in chiesa cosa fanno rispetto a sposarsi e trovare una soluzione che sia solo tra questi due triangoli. Alla fine la soluzione che poggiano tutte e due è strana. E quindi noi la portiamo sempre a tutti gli incontri in maniera. Se voi potete andate su www.misterogrande.org e andate a vedere proprio la candela. Dovrebbe essere anche il video, ormai io lo posso fare. Misterogrande. Comunque è bella tutta ora. Arrivo. Serve la voce di Gesù che arriva. Okay, sto già registrando il zoom di questo qua, questo qua sopra. Se tu riguardi da soli questi, quella è l'unica soluzione che condivide tutto quello che c'hai, ok? Che è questa, e la mettiamo qui così per ricordare, ok? Qui ci mettiamo un po' di liquido se volete, ma insomma, ecco, a condividere, ecco, è questa, avete questa soluzione. Questa soluzione poi in realtà sta così e poi effettivamente sta. Allora andiamo a sentire cosa ci dice la parola di Dio. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, ma la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo, da dove hai dunque questa acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete, non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse: va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. Lui ci ha dato la risposta, no? Allora, è chiaro che
brano del Vangelo emerge chiaro che l'amore umano, come alla Samaritana era successo, che abbia avuto ben 6 storie d'amore, che non era riuscita poi a completare, a chiudere, veramente ad avere quella realtà che poi mai l'aveva dissetata o saziata completamente, ora incontra questo Gesù che gli propone qualcosa di diverso per risolvere questa sete. Capisce che non può contare solo sulle sue forze. E allora Gesù si fa trovare proprio in questo deserto, nel deserto del nostro cuore, quando abbiamo perso tutta l'acqua, siamo veramente assetati, così. Camminiamo nel mezzo del deserto proprio a mezzogiorno, come fece la Samaritana, a cercare un pozzo, perché usciva nelle ore più calde, me lo immagino, sicuramente non voleva farsi vedere a nessuno, si vergognava, perché all'epoca era così. E lui Gesù in persona lì si fa trovare e gli offre quell'acqua, anzi non gliela offre, gliela chiede lui, pensate, lui si fa desideroso di quell'acqua, cioè si fa umile, lui si fa piccolo e lo fa semplicemente per non farla sentire indegna. Io ci penso sempre, no? Quando veramente voglio valorizzare una persona, farla sentire amata, cerco di tirare fuori una necessità che la faccia sentire utile. Io un po' mi immedesimo in questa modalità di Gesù, no? Lui è così, è delicato, conosce il nostro cuore, sa come arrivare al nostro cuore. Ma la Samaritana che cosa può fare? Dove può attingere quell'acqua se non all'unico pozzo? Che poi è lui stesso. Quindi lui chiede quell'acqua che solo lui gli può offrire. È questo, no? Il punto della cosa. E quindi lui è l'unica fonte che possiede l'acqua all'infinito. Allora, in questo momento chiamiamo in causa Gesù, il sacramento vivo di Gesù sulla terra, che è il sacerdote. Non è così? Non è segno visibile della presenza di Gesù in lui? Direi di sì, E quindi chiediamo a lui di poterci dissetare, perché lui è veramente ancora presente, Gesù è vivo, noi lo sappiamo che è vivo nell'Eucaristia, è vivo nelle parole di misericordia che vengono dal sacerdote quando ci confessiamo, è vivo nella parola. E Don Renzo mi ha detto di dirvi che è cosciente che a voi stanno a cuore le vocazioni sacerdotali. E lui mi ha detto, mi raccomando, sappi questo, che queste sono famiglie speciali, che hanno un alto grado di misericordia. Perché? Perché pensano a pregare per i distributori dell'amore. Se non avessimo loro, che continuano a essere Gesù che distribuisce amore, saremmo fritti, quindi ci vede una vocazione incredibile, come famiglie. E quindi Don Renzo ci ha detto, mi raccomando. Quindi questi sacerdoti sono proprio qui, distributori della misericordia, e voi siete quelli che sentite tanto di avere bisogno della benzina che loro distribuiscono, di quell'acqua viva, no? È vero? Non è così? Non lo so, Tutte le famiglie dovrebbero sentire questa spinta alla preghiera. Quindi i sacerdoti, ha detto Don Renzo, sono sacramento, segno visibile di Gesù, pastore che guida, che è capo della Chiesa sposa, che assolve e perdona nella riconciliazione, che consacra l'Eucaristia, che è misericordia da mangiare. Lui la chiama così, misericordia da mangiare. È cibo quotidiano. Proprio per questo, noi, con la nostra vocazione matrimoniale, attingendo a quella fonte, possiamo diventare distributori capillari di quell'amore di misericordia ricevuta. Capito? Cioè, da lì noi prendiamo e portiamo fuori dalla Chiesa, andiamo proprio a portare Gesù nel luogo di lavoro, in tutti i posti così. Dio ha scelto proprio gli sposi per essere sacramento, segno visibile del mistero grande di amore, pozzo di misericordia per quelli che sono nel mondo, perché non sono solo immagini di Dio, ma contengono ciò che manifestano. E ora vediamo come. Scopri il dono.
Da soli, saper guardare in faccia ai nostri fallimenti, rivolgere il nostro cuore a Dio, chiedendo con tutto il cuore di aiutarci a divenire misericordiosi con noi stessi e con nostro marito e con nostra moglie. E allora così facciamo. Rivolgiamo lo sguardo a noi, verso l'alto, entrambi, e guardate che cosa succede. Il vincolo che lega queste due creature, che sono lo sposo e la sposa, è ancora presente, perché l'uno sceglie di unirsi all'altro. Comunque scelgono di sostenersi a vicenda, ma in un atteggiamento nuovo, di accoglienza, di apertura del cuore. Si rivolgono a Dio, diventano capacità e contenitore in grado di contenere l'amore per poterlo accogliere fino a traboccare. Attinge acqua alla fonte offerta dal sacerdote, che attraverso questa brocca la travasa i nostri cuori. Aver scoperto una fonte d'amore ci fa sperimentare che potremmo attingerne anche più di una volta, sempre, inesauribile, soprattutto quando ne perdiamo una parte per le prove della vita, per le difficoltà personali. E solo nel momento in cui andiamo alla fonte ad attingere, anche solo uno di noi lo fa, solo uno di noi lo fa, ci cominciamo a dissetare, dissetiamo l'altro. Le nostre acque cominciano a divenire sempre più limpide, vedete, quel liquido che era torbido diventa limpido, trabocca, fino a che l'uno diventa dono per l'altro, è un dono continuo che si riempie per caduta naturale. Anche qualora all'inizio sembri rifiutare il dono anche l'altro. Essere una cosa sola non può esimerci o esimere l'altro dal godere di grazie riversate su uno dei due. Questo riempimento avviene fino a far perdere i confini, vedete, l'uno dell'altro. Non sappiamo più dove finisce l'uno, dove inizia l'altro. Sono una sola carne, sono uniti. E questi sono veramente una sola carne, immagine e somiglianza della stessa fonte da cui provengono, da cui hanno attinto e continuano ad attingere acqua. Nella famiglia a questo punto si può fare vera esperienza reale di amore e misericordia, perché si riesce ad amare alla divina, come Dio ci ama, come Gesù ha amato la Chiesa fino a dare la vita, perché attingiamo a quella fonte di grazia di Dio. Per questo, questo è un mistero grande. Si dice che se noi
poi abbiamo dei figli che ci sottraggono comunque amore, chiedono attenzioni, ci sottraggono amore, quindi noi che facciamo? Dell'amore che riceviamo da Dio lo riversiamo su di loro. Questo non è che... Non tutto arriva in porto, però... Non sempre tutto va a buon fine, perché a volte pensiamo di fare amore, di dare amore, invece magari non... chi lo deve ricevere non riesce a riceverlo come noi vorremmo. Comunque ne perdiamo, possiamo perdere le libere, ci possono essere momenti di difficoltà, ma noi siamo in segreto e sappiamo dove tornare alla fonte. Quindi tornando alla fonte possiamo attingere di nuovo dell'acqua che addirittura va a purificare, perché questo libido nel tempo si sporca. Se noi non torniamo lì, lasciamo passare tanto tempo, e a me capita che uno passa e dice vabbè, non ho fatto niente di che, l'ho raccontato questa mattina, che sarà un pensiero così, lascia passare tempo, l'acqua si insorbidisce, allora quello che do non è più limpido, neanche al mio coniuge, neanche ai miei figli, neanche ai vicini di casa o alle persone che incontro. Però io posso sempre tornare lì a purificarmi per poter essere in grado di tornare a donare. Volendo rappresentato sulla base di quello che abbiamo detto anche questa mattina, gli sposi, questo amore, avete visto, noi attingiamo e ne siamo pieni. Infatti, dice, abbiamo letto questa mattina più volte, gli sposi partecipano di questo amore, come se fossero immersi dentro questo liquido. Il giorno delle nozze succede questo, ragazzi, questo. Cioè, io ci immerge. Il sacramento delle nozze, in questo amore, siamo pieni. Sono partecipano di questo amore, quindi ne saremo pieni, però dobbiamo prendere consapevolezza di questo. Se non lo facciamo, che abbiamo chiusure, siamo chiusi. Cioè, se entriamo dentro la fonte così. È chiaro che rimane, ci scivola, l'acqua ci scivola addosso e rimane superficiale. Ma quando lo ritiri su, vedi che ci rimane il vuoto. Ecco perché. Chiaramente è la nostra disposizione di cuore che rende efficace il sacramento. Una cosa importante, facendo una riflessione, asciugo le mani, su questa cosa qui dobbiamo andare avanti, perché se a questo punto siamo diventati contenitori di questo amore, ormai trasparenti, e lo rifà tutte le volte, sì, da renderci trasparenti, noi torbiniamo e lui con i sacramenti ci rende trasparenti, tanto da rendere diventiamo capaci di rendere visibile il mistero di cui godiamo. Cioè, quindi non possiamo far altro a questo punto. No, il mistero, questo mistero d'amore trinitario, quando lo viviamo, non può essere tenuto chiuso in casa. Automaticamente se vivi questo mistero diventi missionario di quel mistero, perché dici ciò che contiene. Ok? E quindi questo amore, visto che è infinito e trabocca, deve diventare missione, quindi trabocca sui figli, poi sui suoceri, poi sui parrocchiani, e poi diventa missionario fuori, fino agli ultimi, fino a toccare ogni cuore umano che ha bisogno di essere dissetato, perché voi diventate i distributori di quell'amore a cui attingete, ok? Quindi la misericordia di Dio ricevuta gratuitamente produce gioia, desiderio di condividerla, deve essere quindi ridonata per forza. La samaritana, dopo aver attinto e conosciuto Gesù, va e diventa annunciatrice di quel mistero grande d'amore che ha conosciuto. Perché questa gioia non si estingue, deve sempre tenersi collegata alla fonte. Se una coppia di sposi che erano coscienti smettono di andare a chiesa, smettono di vivere la parola, smettono di vivere i sacramenti, smettono di pregare, si interrompe questa realtà che li riempie fino che poi si esaurisce. Quindi per noi è estremamente importante continuare ad attingere la fonte, per essere continuo d'amore. E quindi ecco che da qui la misericordia, poi chiaramente l'ultima parte della dinamica è sicuramente per andare verso i più poveri, verso coloro che sono poveri nel senso che non conoscono questo mistero e questa gioia. Questo noi ce l'abbiamo, ce la dobbiamo avere scritta nel cuore, questa missione,
anche le vedove che stanno qua, cioè non è che finisce la missione, continua la missione, ok? Andate, perché anzi ci avete un braccio in cielo e uno sulla terra, quindi la missione diventa ancora più grande, piena testimonianza. E quindi importante mantenere questa grazia, e questo lo vogliamo raffigurare facendo questo, guardate, scopriamo il mistero e lo mandiamo, quindi ecco che l'uomo e la donna con lo Spirito Santo creano una treccia difficile da rompere, diventa proprio annuncio della bellezza uomo-donna, che poi è il mistero che lega il padre e il figlio mediante lo Spirito. Leggiamo solo dopo la sigla della dinamica, leggiamo questa preghiera, ti ringraziamo Signore per l'amore contenuto nei nostri cuori, frutto del dono gratuito dei nostri genitori, poi dei nostri mariti e delle nostre mogli e di tutti coloro che abbiamo incontrato lungo la nostra strada. Fa che possa essere nuovamente riversato verso coloro che ci sono accanto. Ti ringraziamo Signore anche perché ci siamo accorti che abbiamo ancora un grande vuoto d'amore nei nostri cuori e un grande desiderio di colmarlo. Ti ringraziamo Signore perché nella nostra esperienza personale di coppia abbiamo capito che nessun partner potrà mai riempire tutto il vuoto di amore che abbiamo. Aiutaci a non chiuderci noi stessi, ma a capire che se vogliamo crescere nell'amore dobbiamo attingere alla sorgente più grande e infinita del tuo amore. Thank you.